Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Ho il piacere di dare a tutti il benvenuto in questa casa che è casa di preghiera, tanto cara alle nostre suore clarisse e tanto cara anche alla città. Punto di riferimento per tantissime ragioni, e nei momenti belli e nei momenti meno belli, come il momento che insieme stiamo vivendo, non quello della partecipazione alla liturgia, ma quello della pandemia. Insieme con voi, Eccellenza, grazie per la sua presenza, che è affetto. Insieme con le suore, grazie ai confratelli e grazie a voi, alle vostre famiglie, a ciascuno di voi, a ciascuna di voi. Affidiamo a Santa Eustochia Smeralda la nostra chiesa, la chiesa che è in Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, la nostra città e le comunità civili della nostra città metropolitana. Grazie a tutti e Santa Eustochia interceda presso Gesù per noi. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di amore e di pace. Stendi la tua mano su di noi, su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di Santa Eustochia Smeralda. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi vive le fatiche della fede, sia balsamo per chi soffre nel corpo e nello spirito, sia gioia per i poveri di speranza, per Cristo nostro Signore. Con questa luce accendi la lampada votiva di Santa Eustochia Smeralda, perché la sapienza e la forza del Vangelo illumini e guidi la vita delle nostre comunità, segnata dalla gioia e dalla speranza, dalla tristezza e dalla sofferenza. Accetta Santa Eustochia Smeralda l'offerta dell'olio per la lampada votiva. Fa che le nostre comunità siano sempre fedeli alle radici cristiane, vivano in pace e siano luogo di accoglienza. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Kyrie eleison.
onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo. Preghiamo, o Dio, che hai dato a Santa Eustochia Smeralda la grazia di seguire fino in fondo il Cristo umile e povero, concedi che confidiamo nella tua intercessione di vivere nell'amore la beatitudine dei poveri e di comprendere e testimoniare la forza rinnovatrice del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Come quando uscì dal paese d'Egitto. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Parola di Dio.
secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Parola del Signore. Festa vissuta un po' con sobrietà, direi, però non è rinviabile, perché comunque la devozione in molti cittadini della nostra città metropolitana, della nostra provincia, della nostra diocesi, hanno una particolare devozione per Sant'Eustochio. Sì, è vero, è stata proclamata santa da Giovanni Paolo II appena 30 anni fa, e però la devozione per lei è stata sempre forte e significativa. Perché? Perché questa devozione? Sicuramente per i miracoli, può darsi, per le invocazioni anche, ma credo che in modo particolare perché con la sua vita ha dato testimonianza di fedeltà al Signore. E credo che sia una delle prime cose che hanno bisogno di considerare, perché la fedeltà passa attraverso quelle esortazioni anche che Papa Francesco ci ha dato nella Laudato Si. Quella esortazione a vivere con sobrietà, in umiltà, in povertà. La spiritualità francescana è totalmente abbracciata da lei e soprattutto nel percorso della sua vita rinvigorita attraverso scelte di maggiore e più autentica espressione di vita religiosa nella consacrazione al Signore. Ha voluto quasi in maniera forte far sì che coloro che erano consacrate ritornassero ad una vita più sobria, più consona al Vangelo, più affine alla volontà delle scelte religiose delle Clarisse. Mi piace il testo di Osea che abbiamo ascoltato, è come una immagine, una metafora di un rapporto sponsale del Signore con il suo popolo.
lo condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, la canterà come nei giorni della sua giovinezza. Sì, nel deserto, e parlare al cuore. Tenderei quasi come riferimento questa espressione del testo di Osea, oltre che il legame che nasce dall'immagine della vita coniugale, come per dire che un rapporto è fortemente significativo nella misura in cui si è fedele a ciò che si è promesso. Il nostro Dio è un Dio che non viene meno alle sue promesse. Il nostro Dio è Dio che fa vagare nel deserto, ma che non distoglie la sua attenzione e la sua fedeltà per poter vivere in pienezza e condurre in pienezza il suo popolo verso la terra promessa. La fedeltà dice stabilità di una relazione, di un rapporto. Ti farò mia sposa per sempre, nella benevolenza e nell'amore, nella fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Sono tutte espressioni o comunque valori che oggi in modo particolare abbiamo bisogno di risentire dinanzi a quella esperienza di precarietà nella quale spesso ci ritroviamo nelle nostre relazioni, che se vissute con precarietà, quelle nostre relazioni non diventano testimonianza di un rapporto ancora più grande che il nostro rapporto con il Signore. Vediamo come facilmente tutto si genera e tutto si distrugge, come facilmente tutto si genera e tutto non si accetta come dono, ma come prodotto da consumare. Piuttosto che cogliere la bellezza di un incontro con il prossimo, che esprime la pienezza e la fedeltà di ciò che dimora nel cuore, il più delle volte, appena viene meno l'interesse, si distrugge la relazione. Ecco chi sono i santi, sono quelle e sono le icone, sono le immagini della fedeltà dell'amore di Dio per noi. Sono le immagini perché loro rispondono con lo stesso linguaggio di Dio, consacrano la loro vita in un legame così forte e così unico che fanno avvertire la presenza di Dio nella storia dell'uomo, nella storia degli uomini. La figura di Eustochia mi sembra proprio che la si può leggere così, giovanissima, fedele, qualcuno potrebbe dire di testarda sin da piccola, da 11 anni in su, educata dalla madre, all'amore pieno verso il Signore, anche con tutti i contrasti da parte del padre e di tutti i parenti. Lei resta fedele, giovanissima, abbraccia la vita religiosa e lì cerca di rinvigorire questo rapporto con il Signore attraverso scelte di austerità di vita, di sobrietà di vita, attraverso scelte di amore unico verso il Signore. E siccome questo rapporto di amore è unico verso il Signore, lo sguardo non poteva essere che orientato verso Gesù crocifisso, dove il mistero pasquale trova la sua pienezza e apre il cuore alla rinascita dell'uomo, alla salvezza stessa. La croce che sembra in tutto e per tutto strumento di condanna, invece in realtà in Cristo diventa strumento di redenzione. Oggi stiamo vivendo l'esperienza della croce e avremo subito tutti quanti motivi in abbondanza
per lamentarci, per mugugnare. La paura tocca il nostro cuore, il nostro animo. Non sappiamo neanche come confrontarci con gli altri, anzi addirittura non sappiamo neanche come stare vicini gli uni agli altri ed escono fuori tutte quelle regole di precauzione e giustamente chi si preoccupa della salute pubblica e ci invita a vivere in maniera austera anche la stessa presenza degli uni accanto agli altri. Ci invita a vivere l'uno accanto all'altro in maniera attenta, ma non solo per la paura di salvare noi stessi, ma come impegno di carità e di rispetto di coloro che ci stanno accanto. E poi il disagio vero e proprio, un disagio vero e proprio perché tutte le nostre abitudini di vita si sono totalmente alterate. Tutte le nostre vite, espressioni di vita sociale si sono alterate e ancora sono, direi, un po' sotto giudizio, sub iudice, perché non abbiamo davanti neanche prospettive di certezza. Gli scienziati si affaticano, i politici si interrogano, la sanità come tale viene offerta, ma lacune ne spuntano parecchie, perché quasi sembra tutto incerto, questo virus si va modificando nel tempo. Quando è così, noi abbiamo bisogno di vivere in maniera più stretta gli uni accanto agli altri. Sembra una contraddizione, mentre le norme ci dicono del distanziamento sociale, ma questo è per lo fisico. Ma da un punto di vista relazionale, da un punto di vista affettivo, da un punto di vista della responsabilità, dal punto di vista della libertà interiore, siamo chiamati a vivere l'uno accanto all'altro in maniera ancora più forte, in maniera, cioè dire, ancora più solidale e per chi professa la fede, con un vincolo di carità che nessuno può e deve distruggere, nessuno può alterare, ma ogni giorno di più ha bisogno di significare come quello stretto legame che esiste tra il tralcio e la vite, come abbiamo ascoltato nella pagina del Vangelo, perché proprio nella esperienza delle, uso questa espressione tra virgolette, vorrei dire, nel mettere tutto in comune ritroviamo che la forza della carità ci sostiene nei momenti di debolezza, ma così come avviene in qualsiasi ambito, anche piccolo ambito familiare, dove dinanzi al dolore non c'è la distrazione, ma c'è un accorato impegno a vivere in maniera solidale il dolore per superarlo, perché è la forza dell'amore che lascia superare ogni precarietà e ogni difficoltà. Una società che riscopre tutta in una volta, un po' condizionata dalle situazioni contingenti nella quale ci troviamo, che volge lo sguardo, pone l'attenzione, fa delle scelte in ordine a un concetto di familiarità. Io lo dico con questa parola, ma il Santo Padre ce lo ha ricordato in maniera feconda nella sua lettera enciclica ultima, Tutti fratelli, e attraverso un percorso che è il percorso della prossimità e che lui nelle interviste fatte chiama questo bisogno di sentirci vicini l'uno all'altro, l'esperienza della vicinanza, ma la vicinanza presuppone che uno ha uno sguardo lungimirante, un'altra forma di contraddizione, quasi che guarda lontano, ma non lontano geograficamente, sa guardare lontano nel tempo, dove oggi abbiamo tutto il dovere, la gioia, la responsabilità, la libertà di mettere i presupposti perché le generazioni future non possano vivere come generazioni che manifestano la propria vita nella difficoltà, manifestano la loro vita nella precarietà.
Il guardare lontano serve per scoprire la bellezza di una solidarietà umana che oggi ci fa sempre tutti più fratelli, altrimenti il distacco, la lontananza. Il Papa parla, ma non solo il Papa, i santi ce lo dicono, e in modo particolare lo diceva Madre Teresa di Calcutta. Il male del nostro tempo è l'indifferenza. Il Papa rievoca l'immagine del buon samaritano per sottolineare il valore di questa vicinanza. E siccome Gesù è l'immagine dell'uomo sofferente, immaginate voi come oggi è possibile vivere la dimensione della carità lontani dallo sguardo di Gesù crocifisso e senza guardare a Lui. Com'è possibile oggi scoprire la bellezza, la forza della carità se dinanzi alla paura, dinanzi alle difficoltà del tempo che noi viviamo, ognuno fa scelte di natura egoistica ed egocentrica, scordandosi del fratello? Se ognuno di noi non pone la sua attenzione per uno slancio nuovo ad accarezzare, a stringere la mano del proprio fratello, a vivere e a stringere la vita del proprio fratello. Sì, il ricordo di Santa Eustochia ci richiama attraverso il suo sguardo all'amore verso Gesù crocifisso, all'amore di Eustochia verso l'Eucarestia, a Gesù che è pane di vita. Preghiera e nutrimento dell'Eucarestia diventano la forza dell'attenzione, della prossimità ai fratelli, diventano il motivo che ci spinge tutti a scelte di carità. È lì che celebriamo l'amore sponsale di Dio per noi. È lì che abbiamo la possibilità di confermarci in maniera forte e radicale in un rapporto unico con il Signore, quello che Paolo nel brano della lettera agli Efesini che abbiamo ascoltato sottolinea in modo particolare: scelta prioritaria, scelta del primo, che sta al primo posto. Tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui. Non con la sublimità della legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo, cioè attraverso la giustizia che deriva da Dio. Ma anche il testo di Isaia richiama spesso l'idea della giustizia di Dio. Il brano del Vangelo di Giovanni, ancora una volta, ci dice che questa metafora coniugale, questa priorità della scelta di Dio nella propria vita, a tal punto da relativizzare tutto nella vita pur di vivere in comunione profonda con il Signore, è rappresentata attraverso l'immagine del dralcio e della vita. Sì, viviamo un tempo particolare. Se non siamo riuniti e non siamo legati a Cristo, la nostra vita ogni giorno soffrirà, non solo per la pandemia, ma anche per il nostro disinteresse, soffrirà moltissimo questa esperienza di precarietà. Se non ci leghiamo a Cristo, nostro Signore, difficilmente riusciamo a intravedere
e così anche a percorrere passi di speranza per gli uomini. Questo esige tanta pazienza pastorale, che non significa complicità con ciò che non va, significa la capacità di far diventare offerta anche le sofferenze del tempo presente. Questo ci dà la gioia di poter creare speranza nel cuore degli uomini, perché i germi dell'amore di Dio vengono testimoniati attraverso le scelte personali che, messe in comune, diventano ricchezza per tutti. E ciò è possibile non soltanto perché il vescovo fa la predica e i sacerdoti invitano, no. Questo nasce da una scelta personale. Personale significa ricca di consapevolezza e ricca di responsabilità, e con il cuore aperto non solo sugli interessi personali, ma nell'amore della carità verso tutti. Questo si può coltivare solo in ginocchio davanti a Gesù crocifisso, perché guardando Gesù crocifisso abbiamo la possibilità di pensare a tutti i crocifissi del tempo attuale, a tutti coloro che soffrono, a tutti coloro presso la cui croce noi riscopriamo la bellezza della maternità di Maria e della gioia e la forza della comunione fraterna. Se non riusciamo a guardare a Gesù crocifisso, se non riusciamo a guardare alle tante croci che oggi attraversano la vita di tanti nostri fratelli, il nostro cuore non si aprirà mai alla carità, si aprirà sempre alla prepotenza, all'arroganza, si aprirà sempre alla cultura del dominio, si aprirà sempre alla cultura del possesso e non alla gioia del servizio. Eustochia, in maniera umile, ha significato tutto questo, sì. Lei ha desiderato una vita sobria, una vita austera, una vita che guarda alla povertà di Cristo che si è fatto povero per noi, per riscoprire che in quella povertà c'è tanta ricchezza, non solo, ma tanta ricchezza non sequestrata, tanta ricchezza condivisa. Noi ci troviamo a pregare. Il sindaco ha fatto il gesto di accendere con una candela la lampada votiva. Votiva significa piena di impegni, no? E l'abbiamo, è stata accesa qui, verrà ai piedi di Sant'Eustochio, verrà deposta lì. Sì, abbiamo bisogno tutti noi di avere un cuor solo di un'anima sola, di far luce insieme, attraverso e di diventare olio che si offre per il bene dei nostri fratelli oltre che per noi. Siamo chiamati oggi a diventare segni di speranza per i fratelli, e quindi il dolore ci schiaccia? No, ci ricarica di entusiasmo e di zelo come un fuoco ardente, ho scritto nella mia lettera, perché lo zelo non finisca mai, perché la fiducia in Dio venga sempre posta, perché venga posta una fiducia in Dio che è Padre per tutti, di un Dio che ci ha dato come fratello Cristo Gesù, luce del mondo. È da poco che abbiamo celebrato la festa del Natale. Allora, cari fratelli e sorelle, attraverso la testimonianza di vita di Eustochia sappiamo riscoprire la gioia e la forza della preghiera. Quando c'è stata la prima ondata di pandemia, abbiamo offerto e abbiamo chiesto da Montalto una benedizione, una particolare protezione sulla nostra città. Poi con le autorità civili, davanti alla Madonnina del Porto, abbiamo volto lo sguardo a Maria perché custodisse, tutelasse, preservasse la nostra città da questo male così imprevedibile. Oggi
mi sento di chiedere a tutti innanzitutto, di chiedere a tutti un maggiore impegno nella preghiera. Sì, lodiamo il Signore anche per le prove che ci dà, perché queste prove aprono il nostro cuore ad una carità senza limiti. Un dolore che non ci soffoca, ma che ci responsabilizzi. Un dolore che non ci schiaccia, ma che ci fa diventare non schiavi, ma capaci di celebrare la Pasqua del Signore per diventare noi fonte di liberazione anche per i nostri fratelli. Un dolore che ci possa rendere responsabili e uomini liberi attraverso lo strumento fecondo della carità fraterna, attraverso l'esperienza bellissima dell'essere vicini gli uni agli altri, l'unico modo nel quale è possibile non portare la mascherina, perché fisicamente abbiamo bisogno di proteggerci, ma nella carità nessuno può mettere limiti. Un cuore vibra sempre di amore pieno e se ci infettiamo di amore, quello è salutare, non è come il virus, diventa salutare. Guardiamo ad Eustochia, questa santa potente che tanti invocano, questa devozione così profonda e radicata nella vita di questa città e di questa diocesi, che oggi noi vogliamo proprio affidarci a lei, perché come nella prima ondata della pandemia ci siamo affidati a Maria, oggi vogliamo allargare lo sguardo ancora più su di lei. In quella circostanza ogni giorno qui si pregava insieme alle suore, alle monache, e abbiamo cercato in qualche modo di raggiungere le famiglie nelle loro case, un po' limitate anche nell'espressione della preghiera. Oggi sentiamo il bisogno di chiedere ad Eustochia di intercedere insieme alla Vergine Maria presso Gesù, perché possiamo realmente essere liberati dalla pandemia. Ma forse abbiamo da chiedere qualcosa in più. Dobbiamo chiedere a Gesù di essere infettati del suo amore. Che cosa chiedo? Ognuno nella massima libertà interiore, con scelte che siano personali, senza che nessuno se ne accorga. Rivalorizziamo il senso e il significato della preghiera, che va vissuto nel segreto, e il Signore che vede nel segreto ci ricompenserà. Una preghiera però accompagnata da gesti di carità. Sì, invito tutti quanti a fare delle scelte di maggiore austerità, anzi, meglio se gli altri non si accorgono delle nostre scelte di austerità, perché amiamo in segreto, e il Signore che vede nel segreto ci ricompenserà. I nostri piccoli sacrifici quotidiani, che alla fine della giornata possano poi diventare, sempre con discrezione, sempre significa senza attendere alcun ritorno da parte di terzi, possono diventare dono per i nostri fratelli. Vita austera che si trasforma immediatamente in gesti di carità, silenziosi ma autentici, che dicono l'amore di Dio per noi, dicono la paternità di Dio per noi, dicono la fraternità di Cristo per noi, dicono che noi abbiamo uno sguardo attento anche ai santi e agli amici di Dio che oggi invochiamo perché intercedano per tutta la nostra città metropolitana, per la nostra diocesi. Il Signore ci doni il cuore nuovo, un cuore nuovo per guarire non solo dalla pandemia, ma dal soffocamento della vita spirituale, che è ancora più grave e molto più deleterio. Sia lodato Gesù Cristo.
Credo in un solo Dio. Salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo avrà la gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, come il Padre del Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa è una santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione del mondo e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo con fiducia la nostra preghiera a Dio Padre di amore e misericordia. Invochiamo l'intercessione di Sant'Eustochia Smeralda e facciamoci voce della speranza e della gioia degli uomini di oggi. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Ascoltaci, o Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per la Chiesa, vigna del Signore, perché estenda i suoi rami in tutto il mondo e nella perseveranza produca frutti di bene, preghiamo. Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, i religiosi e le religiose, sull'esempio di Cristo, Maestro e Signore, abbondino in ogni bene spirituale e diano una viva testimonianza di amore a Dio e al mondo, preghiamo. Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per il nostro Arcivescovo Giovanni e il suo ausiliare Cesare, il Signore Gesù lo renda pastore sempre più ricco di amore per le anime e la protezione della Santa Madre Eustochia renda efficace il suo lavoro apostolico, preghiamo. Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per i responsabili delle istituzioni civili e militari, accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei cittadini, garantiscano e difendano il dono della pace, preghiamo. Ascoltaci, Padre, per l'intercessione di Santo Eustochio. Per tutti coloro che sono nel bisogno, perché a nessuno manchi il soccorso della carità e della preghiera dei fratelli, preghiamo. Ascoltaci, Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per i devoti di Santa Eustochia, perché partecipando alle sofferenze di tutti gli uomini, accettino consapevolmente la croce della testimonianza cristiana, preghiamo. Ascoltaci, Padre, per l'intercessione di Santa Eustochia. Per noi, qui riuniti, perché per l'intercessione di Santa Eustochia, la potenza santificante dello Spirito trasformi pure noi, come trasforma il pane e il vino, nel corpo e sangue del Signore, preghiamo. Per l'intercessione di Santo Cristo. Grazie, un'invocazione di grazie particolari per il Monsignor Aliquò, che serve in questa Chiesa e celebra ogni giorno l'Eucaristia qui, insieme alla comunità religiosa, delle monache, delle suore clarisse, vero cenacolo,
questo di preghiera e di comunione con il Signore, perché il Signore le benedica tutte, una per una. Benedica anche il nostro padre Alicuo Pietro, perché in questo servizio nascosto, non tanto eclatante, in realtà hanno la possibilità di vivere l'esperienza della intimità con il Signore, questa intimità diventi sollecitudine e carità verso i fratelli, preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, per il dono dell'Eucaristia che stiamo celebrando. Ti ringraziamo per il dono di Santa Eustochia. Ti ringraziamo per la vocazione alla santità. Aiutaci a camminare secondo lo Spirito per essere segno e strumento di amore, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, o Signore, i doni che ti presentiamo nel ricordo della Santa Vergine Eustochia Smeralda, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale, ti sia bene e accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai colmato dell'amore del tuo Figlio e riempito del dono del tuo Spirito la Santa Vergine Eustochia. Ella visse la solitudine del chiostro in unione con il suo Signore, rifuggendo come esempio ai suoi fratelli, povera di spirito, purissima di cuore. Insieme a Cristo gioiosa offrì se stessa per giungere alla scena dell'agnello quale sposa ornata per il suo sposo. A te inneggia nei cieli, gli angeli, i santi in esultanza, il loro canto concedi che si uniscono alle nostre umili voci nell'inno di gode. Santo, Santo,
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza forti del servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Eustochia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, con il cielo, con
della tua misericordia, viviamo sempre liberi dal peccato, e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi a regno nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Preghiamo. O Dio onnipotente, che in questo convito ci hai fatto gustare la dolcezza del pane della vita, concedi a noi, sull'esempio di Sant'Eustochio Smeralda, di imparare a cercarti sopra ogni cosa, per portare in noi l'impronta del Cristo crocifisso e risorto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Prima della benedizione fatemi dire grazie alle suore. Sono sempre nascoste perché in clausura, ma col cuore aperto verso tutto il mondo, perché ciò che si coltiva come linfa, no, fa inverdire poi le piante. La preghiera è linfa, loro vivono di preghiera. Preghiamo perché il Signore le santifichi, perché diventino più buone, perché anche loro hanno tutto il peso del loro corpo come l'abbiamo noi, sono soggetti alle malattie, sono soggetti a tutta quella che è la vita, però hanno il cuore legato al Signore. Quindi vorrei dire grazie a nome di tutti per questo cenacolo di preghiera che alimenta la vita anche della nostra città. A loro noi affidiamo le nostre intenzioni di preghiera perché le portino davanti all'altare del Signore e santificandosi santifichino anche la nostra città per l'intercessione di Sant'Eustochio. Questo sento di dirlo perché ci sentiamo poco, non perché non le sopporto sopra, anzi mi vogliono un bene a non finire sul piano umano, devo dire semplicemente grazie, su quello spirituale grazie, 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 grazie a non finire. Quindi grazie perché siete qui per avere scelto di essere spose di Cristo, in comunione continua con il Signore, in comunione tra di voi, per essere in comunione con tutta la nostra città, con tutto il mondo. Affidiamo a voi le nostre intenzioni, perché le possiate portare come offerta ai piedi di Eustochio, la quale intercede presso Gesù per tutti. Penso che abbiamo bisogno di affidarci al Signore. Lo sento come un impulso forte, che la nostra comunità civile, la nostra comunione e comunità ecclesiale possa ritrovare la bellezza della preghiera e coerentemente con il pregare la forza della carità. E allora ci sarà veramente uno slancio nuovo. La pandemia non ci intimorisce, si supera questa paura, ma si supera anche la stessa pandemia, perché la grazia di Dio è abbondante. È quello che auguro ad ogni nucleo familiare che in questo momento ha seguito la Santa Messa qui dal Monastero di Montevergine, e spero che ognuno di noi nel rapporto di comunione con il Signore diventi missionario, evangelizzatore, perché la nostra società scopra sempre più la bellezza della preghiera, scopra sempre più la forza della preghiera, la forza della preghiera. Gesù non ci abbandona. Così vorrei invocare la benedizione su voi qui presenti, su quelli che ci stanno seguendo, su tutti i cittadini del nostro territorio e la liberazione della pandemia per tutto il mondo. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.